Sì, buongiorno, sono D'Alessandro, lavoro in Engine Soft, sono un product manager e oggi vi presenterò, diciamo, la licenza Campus di Ansys, ed in particolare quali strumenti abilita, e nel dettaglio entrerò, diciamo, degli strumenti di simulazione elettromagnetica di bassa frequenza. Successivamente passerò in qualche modo i comandi al collega Pazzagli, che invece vi parlerà dei tool presenti nella licenza Campus di Ansys per quanto riguarda l'alta frequenza. Allora, due parole in generale su Ansys. Ansys è una casa software che, diciamo, fa in qualche modo, distribuisce strumenti di simulazione ormai dagli anni 70. Era nata in ambito meccanico-strutturale, ma nel corso degli anni, in particolare degli ultimi 2 decenni, ha acquisito una serie di strumenti che poi ha integrato in un'unica piattaforma per fare calcolo sia in ambito fluidodinamico che appunto in ambito elettromagnetico, diremmo. Quindi ad oggi la presenza di Ansys è su sostanzialmente tutti i domini di simulazione, tutte le fisiche diremo possibili. E con questa presentazione io e il collega vi vogliamo in qualche modo illustrare quali sono gli strumenti che in realtà trovano collocazione, diciamo, in questi domini qui evidenziati. Quindi non solo in ambito appunto elettromagnetico di bassa e di alta, ma anche poi abbiamo strumenti per in qualche modo la scrittura di linguaggio firmware, strumenti per analisi di sistema, per analisi ottica e dedicati ai semiconduttori. Due parole sulla licenza Campus di Ansys. Quindi la licenza Campus di Ansys è un bundle multifisico, cioè significa che al suo interno ci sono tool che guardano non solo la simulazione elettromagnetica di cui immagino siete più interessati, ma anche la simulazione meccanico-strutturale e termofluidinamica. Al suo interno ha sia delle licenze teaching che delle licenze research nel rapporto 10 a 1. In particolare le licenze teaching servono in qualche modo, sono dedicate all'aula, no? All'insegnamento, quindi sono licenze che abilitano a piena potenza e a piene feature tutti i tool presenti nella licenza Campus, ma con delle limitazioni, diciamo, sulla grandezza degli elementi e della complessità dei sistemi che possono essere implementati, mentre le licenze research non hanno questo tipo di limitazioni. È evidente che pur avendo all'interno licenza Campus numerosi tool e soluzioni software, il prezzo è molto inferiore rispetto alla somma dei singoli strumenti. E in particolare vi parlavo del rapporto 10 a 1, è possibile acquistare queste licenze Campus appunto partendo da 10 research e 100 teaching, salendo alle 25 research, alle 250 teaching e così via fino alla soluzione 500 research, 5000 teaching. Ogni licenza research o teaching può lavorare di default con 16 core della workstation o del cluster su cui sto in qualche modo analizzando i componenti o di sistemi, ma a seconda della configurazione 10-100, 25-250 e così via scelta, sono abilitate un certo numero di core ulteriori per in qualche modo sfruttare al meglio le risorse per calcolo parallelo dei PC, delle workstation che si stanno utilizzando. Veniamo un attimo alla descrizione di quelli che sono gli strumenti all'interno di questa licenza Campus per quanto riguarda la parte in qualche modo elettromagnetica. Innanzitutto è bene sottolineare che negli ultimi Ansys ha sviluppato un'interfaccia che è l'OANS Electronic Desktop,
all'interno della quale sono presenti sicuramente i principali strumenti di simulazione elettromagnetica, sia di bassa che di alta frequenza. Quindi, che cosa significa che questi strumenti condividono la stessa interfaccia? Significa che hanno lo stesso modellatore geometrico, significa che hanno lo stesso linguaggio e stessi strumenti di mesh, significa che hanno una stessa logica e linguaggio di post-processing. Questa interfaccia, quindi, di fatto facilita a più tecnici e più ingegneri l'utilizzo di software e di tool che guardano sia alla simulazione e alla prototipazione di macchine elettriche piuttosto che alla simulazione e alla prototipazione di schede PCB o di sistemi, diciamo, radar o di antenne, quindi di simulazione di alta frequenza. Oltre alla simulazione di componenti, in questa interfaccia si trovano in qualche modo quelli che sono gli strumenti per la simulazione di sistema e quindi per far integrare la simulazione circuitale di controlli con i componenti sia di bassa che di alta che si voglia analizzare. Questa interfaccia, questo Electronic Desktop, è di fatto un sottinsieme della piattaforma multifisica di Ansys principale che è lo Ansys Workbench. L'Ansys Workbench presenta, consente a il progettista o comunque all'utilizzatore, all'analista, di utilizzare diversi solutori, quindi non solo l'Electronic Desktop per le analisi chiaramente in ambito elettromagnetico, ma anche i solutori fluidinamici, termofluidinamici o strutturali, in modo tale da conseguire analisi multifisiche. Quindi, facilmente, utilizzando dei workflow di simulazione già presenti nel software, è possibile condividere delle geometrie, è possibile esportare o importare delle soluzioni. Quindi un componente elettromagnetico può semplicemente esportare, utilizzando gli strumenti di interfaccia, delle potenze dissipate per successive analisi termiche, così come esportare delle forzanti per successive analisi strutturali, così come poi permettere una multifisica bidirezionale, consentendo agli strumenti di analisi multifisica di leggere temperature o deformazioni. La logica di simulazione multifisica in Ansys Workbench è inoltre una logica completamente parametrica, cioè all'interno di questa interfaccia è possibile condividere i parametri presenti nelle singole fisiche di cui sto caratterizzando il mio prototipo virtuale, così come chiaramente i parametri geometrici, in modo tale da poter avere allo stesso livello le prestazioni in fisiche diverse, quindi in particolare per quanto riguarda le prestazioni in ambito elettromagnetico, in ambito termico e strutturale. È evidente che questo workflow di simulazione, che questo tipo di impostazione, ci consente facilmente di implementare analisi di ottimizzazione su componenti considerando le performance in fisiche diverse. Tanto più che ad oggi, appunto, questi parametri condivisi tra queste fisiche sono facilmente leggibili, utilizzabili dai principali ottimizzatori multi-obiettivo sul mercato, ma soprattutto sono facilmente utilizzabili e in qualche modo maneggiabili da l'OptiSlang che è entrato da poco nel mondo dei tool Ansys e dall'Ansys Design Explorer, che è una licenza di un ottimizzatore multi-obiettivo che fa parte del pacchetto Ansys e che quindi può essere utilizzato per conseguire analisi appunto multi-obiettivo e quindi in sostanza per trovare il miglior compromesso tra le performance che afferiscono a fisiche diverse. Tutto questo quindi già presente nelle normali licenze Ansys e quindi a maggior ragione nella licenza Campus. Andiamo adesso un po' più nello specifico di quelli che sono, quindi abbiamo sostanzialmente individuato una piattaforma che è l'Ansys Electronic Desktop per la simulazione elettromagnetica sia di alta che di bassa frequenza. Abbiamo identificato la piattaforma per il calcolo multifisico, che quindi ci consente di fare calcolo multifisico su modelli, su componenti, come ad esempio motori elettrici o come ad esempio sistemi di comunicazione. Andiamo adesso un po' più nello specifico di quelli che sono i tool per in qualche modo conseguire la simulazione elettromagnetica. In ambito di
bassa frequenza, quindi di simulazione di macchine elettriche, di ottimizzazione di macchine elettriche da un punto di vista elettromagnetico, diciamo l'attore principale è l'ANSYS Maxwell, che quindi è un codice agli elementi finiti di bassa frequenza, si presenta sia nella configurazione bidimensionale che tridimensionale, presenta solutori in campo magnetico e campo elettrico, sia statici nel dominio della frequenza che nel dominio del tempo. Ha in particolare quindi la possibilità di andare a simulare qualsiasi tipo di macchina elettrica, quindi dai motori ai trasformatori, agli attuatori lineari, eccetera, eccetera. Legge qualsiasi tipo di formato geometrico, quindi da quelli che chiamiamo neutri a quelli commerciali. E in particolare si interfaccia con le piattaforme di simulazione di sistema che nello specifico sono l'ANSYS Implorer o l'ANSYS Twin Builder, di cui comunque evidenzierò alcune caratteristiche. Già all'interno del Print Desktop è inoltre presente un ottimizzatore, che è questo ANSYS Optimetrix, che fa parte chiaramente del pacchetto, diciamo, software incluso nella licenza Campus. Diciamo, è chiaro che potremmo sicuramente approfondire moltissimo quelli che sono gli strumenti di ANSYS Maxwell, e di questo sicuramente ce ne prendiamo gli oneri e gli onori, diciamo così. Io voglio solamente, ecco, evidenziare alcune delle caratteristiche del software e poi quelle che ultimamente sono state alcune delle linee di sviluppo del prodotto. Sicuramente Maxwell ha, così come poi gli strumenti ad alta frequenza, l'Electronic Desktop di cui parlerà il collega, un mesciatore autoadattativo, cioè un mesciatore che automaticamente infittisce la mesh in qualche modo seguendo chiaramente degli algoritmi di carattere energetico e quindi convergendo sull'energia calcolata sul sistema. Non converge solamente con criteri di carattere energetico, ma può convergere anche su qualsiasi output su cui l'utente voglia fare convergenze e quindi voglia avere un risultato accurato. Ecco, ripeto che questo tipo di mesciatore è presente in Electronic Desktop, diremmo ad oggi, ma nel Maxwell e negli altri strumenti di simulazione elettromagnetica fin dalle prime release. Quindi è un mesciatore robusto, un mesciatore che garantisce dei risultati accurati. L'altro aspetto sicuramente importante di questi prodotti è la possibilità che hanno di accedere alla tecnologia per il calcolo parallelo. Nella licenza Campus ci sono le licenze per in qualche modo accedere a questa tecnologia e quindi la possibilità di sfruttare la potenza hardware, la possibilità di distribuire il calcolo, diciamo, su più macchine collegate su un cluster, piuttosto che sfruttare più core di queste macchine. Quindi una scalabilità nei tempi di calcolo molto alta, ed in particolare uno degli ambiti su cui l'ANSYS ha investito di più su queste tecnologie. Poi, vedendo velocemente alcuni di quelli che sono stati negli ultimi anni gli ambiti di sviluppo del software, sicuramente abbiamo avuto lo sviluppo di modelli per il calcolo dettagliato delle potenze dissipate, per esempio per quanto riguarda le pere dissipate nei nuclei magnetici, l'implementazione della possibilità di integrare all'interno del software l'intero ciclo di stasi magnetica dei materiali. Da qualche anno abbiamo all'interno del software un modello per la valutazione della magnetostrizione e dell'effetto, chiamiamolo di inversa magnetostrizione, quindi che può essere utilizzato all'interno del software. Abbiamo avuto uno sviluppo di quelli che sono i modelli per il calcolo, ad esempio, della demagnetizzazione dei componenti presenti all'interno del modello della simulazione. Così come da qualche anno abbiamo la possibilità di conseguire analisi assegnando a più oggetti dei gradi di libertà. Quindi, se tradizionalmente una simulazione, sia essa bidimensionale o tridimensionale, possiamo assegnare un grado di libertà strutturale a un oggetto, ad oggi posso modellare quindi sistemi in cui a più oggetti assegno un grado di libertà, no? Quindi per esempio fare simulazioni su accoppiamenti magnetici, no?
Un altro ambito, diciamo, di sviluppo degli ultimi anni va sempre incontro a modelli di materiali più di dettaglio, quindi possibilità di inserire curve BH funzionali a temperatura, così come, per esempio, per quanto riguarda il calcolo della perdita dei nuclei magnetici, dei modelli che vanno a considerare le cifre di perdita per il calcolo, appunto, della perdita del nucleo, sia a funzione di temperatura, sia a funzione delle variabili spaziali, quindi poter inserire queste cifre di perdita in maniera anisotropa. Quindi, ecco, una piccola introduzione, però io volevo dare, ecco, la visibilità sulle linee di sviluppo e di miglioramento del software. Poi chiaramente sull'ANSYS Maxwell per domande o per approfondimenti siamo a disposizione. Ecco, un altro strumento che diciamo è significativo e di cui voglio dare evidenza è il MotorCAD. Il MotorCAD è entrato, diciamo, nel mondo ANSYS da qualche mese, in realtà. Era un tool progettato e distribuito dalla Motor Design Limited, è una casa software inglese con cui ANSYS ha stretto un agreement per la distribuzione. Quindi ad oggi MotorCAD è distribuito da ANSYS e dai channel partner ed è uno strumento, diciamo, da utilizzarsi già durante la fase di ideazione e di sizing del motore elettrico o del generatore elettrico. Quindi è un tool verticale su motori e generatori elettrici ed è un prodotto che per la velocità di simulazione può essere appunto già utilizzato a partire dalle fasi iniziali di progettazione della macchina. È già integrato in ambiente ANSYS, quindi già una volta costruito un modello all'interno di MotorCAD, questo modello può essere esportato verso la simulazione di ANSYS Maxwell, sia nel modello bidimensionale che tridimensionale per analisi di dettaglio, e presenta quattro moduli, diciamo, diversi ma integrati tra di loro, che sono il MotorCAD EMAG per la modellazione delle prestazioni, diciamo, elettromagnetiche della macchina. Poi abbiamo il modulo therm che ci consente di effettuare analisi termica sul modello di motore elettrico che stiamo in qualche modo progettando, completamente integrato con la parte elettromagnetica, quindi legge le potenze dissipate calcolate dal modulo elettromagnetico e eventualmente esporta le temperature verso il modulo elettromagnetico. Abbiamo poi un modulo detto Lab che ci consente di valutare il funzionamento della macchina sull'intero re di funzionamento, ci consente quindi di calcolare in maniera rapida ed accurata quella che è la mappa di efficienza della macchina. E poi abbiamo, sempre all'interno del software, un modulo MEC che ci consente di fare calcolo strutturale stazionario andando a considerare quella che è la forza centrifuga agente sul motore. Quindi un codice, una soluzione completa per la progettazione di motori e generatori elettrici, che sicuramente ha tra la sua forza la possibilità di modellare in tempi rapidi e accurati i fenomeni termici, sia stazionari che transitori della macchina elettrica. Ecco, parlando poi di simulazione di sistema, anche in questo ambito abbiamo all'interno di ANSYS una soluzione che ad oggi si chiama ANSYS Twin Builder. Quindi diremmo che abbiamo identificato quella che è la simulazione di componente, quindi simulazione co di componente che trova quindi la sua modellazione e il suo calcolo all'interno di ANSYS Workbench. Abbiamo poi uno strumento che è l'ANSYS Twin Builder o Simplorer, no? Quindi storicamente il prodotto si chiama Simplorer, ad oggi si chiama Twin Builder, appunto per analisi di sistema multidominio. Questa soluzione è integrata con la parte simulazione di componenti attraverso metodologie sia di cosimulazione che di estrazione di modelli a parametri concentrati, a partire chiaramente dai modelli FEM modellati in ANSYS Workbench e quindi sia nei codici elettromagnetici che nei codici meccanico o termofluidinamici. Quindi che caratteristiche deve avere questo simulatore di sistema? È chiaramente, ripeto, è un modellatore multidominio, quindi ha diversi strumenti per analizzare e simulare i componenti presenti nei sistemi di elettronica di potenza.
presenta librerie di componente caratterizzate sia da un punto di vista elettrico che termico, chiaramente. Quindi da questo punto di vista i vari modelli, i vari componenti possono essere caratterizzati a complessità crescente. Supporta diversi linguaggi per la modellazione dei componenti e dei sistemi, come il VHDL, MS, SPICE, C, e in generale esegue simulazioni in cosimulazione con gli strumenti in qualche modo che afferiscono al mondo MATLAB Simulink, oltre a presentare una serie di componenti forniti dai costruttori. Ha la possibilità di caratterizzare tramite datasheet i semiconduttori quali GBT o MOSFET e, come descritto, si integra con la simulazione di componenti sia attraverso metodologie di cosimulazione che di estrazione a parametri concentrati. Negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo che sostanzialmente è andato verso l'ampliamento dei modelli presenti all'esterno del software, e quindi ad oggi è possibile utilizzare modelli e componenti di modelli che demodulano, e che quindi in questo senso consentono una modellazione di sistemi meccanici, elettronici anche complessi. E inoltre all'interno del software è presente il protocollo di Functional Mockup Interface, e cioè un protocollo di comunicazione ideato appunto per la simulazione di sistema. Questo protocollo permette a simulazioni di diverso tipo e fisiche di interagire tra di loro, e consente quindi di produrre modelli compatibili con le simulazioni di sistema provenienti da diverse piattaforme software. Quindi sostanzialmente negli ultimi anni di sviluppo questo prodotto, da un utilizzo che ne si faceva soprattutto nel mondo ANSYS, è diventato un software in qualche modo aperto, capace quindi di dialogare in una logica di simulazione di sistema anche con altre piattaforme. L'ANSYS Twin Builder è chiaramente presente nella licenza Campus. Ecco, volevo adesso, giusto per sintetizzare quanto detto, descrivere per esempio quello che può essere fatto a livello di simulazione di componente all'interno del Tronic Desktop. Quindi in questo caso mi riferisco ai motori elettrici. Quindi abbiamo delle soluzioni che abbiamo in qualche modo identificato per la progettazione, per la concept design, in particolare il MotorCAD. Poi all'interno di Maxwell abbiamo dei prodotti specifici verticali su motori elettrici e su trasformatori elettronici, in particolare l'RM Expert e il P Expert. Quindi dei tool che consentono quindi di dare un comportamento, di valutare le performance del componente, e che tra l'altro possono generare i modelli a elementi finiti per Maxwell 2D o per Maxwell 3D per la verifica e per l'analisi di dettaglio. I modelli di Maxwell possono dialogare con le metodologie già descritte nella piattaforma di ANSYS Implorer. Sempre in Electronic Desktop troviamo ad oggi degli strumenti per l'analisi termofluidinamica, in particolare l'ANSYS ISPAC, così come strumenti per l'alta frequenza e per l'estrazione dei parassiti. Mi riferisco al Q3D Extractor. Di questi strumenti parlerà comunque il collega Pazzagli al termine della mia presentazione. Tutti questi strumenti trovano collocazione all'interno dell'Electronic Desktop, mentre l'analisi multifisica di dettaglio avanzata viene effettuata in ANSYS Workbench attraverso i solutori meccanici e termofluidinamici. Tutto questo sistema in una logica che accede alle tecnologie per il calcolo parallelo e, come ho mostrato precedentemente, alle tecnologie, alle tecniche per l'ottimizzazione. Quindi, ad oggi, parlando di motori elettrici, ma potendo chiaramente estendere questa metodologia anche ad altre macchine elettriche, abbiamo dei workflow di simulazione che, per esempio, in ambito termico ci consentono di valutare i fenomeni termici sia, diciamo, durante la fase di concept design, ad esempio con il MotorCAD, e successivamente di poter fare, in questo caso, chiedo scusa, parliamo di analisi strutturale, quindi una workflow di simulazione che ci consente di valutare le performance della macchina e successivamente in ANSYS Mechanical la parte di vibrazioni e anche la parte vibroacustica della macchina, così come per quanto riguarda la parte termica, la possibilità di fare una simulazione termica circuitale del MotorCAD e poi di accedere agli strumenti di verifica e di
simulazione avanzata per il calcolo termofluidinamico della macchina nei solutori presenti in ANSYS Workbench come il Fluent. Ecco, quindi diciamo dei workflow di simulazione multifisica che in qualche modo io ho mostrato per i motori elettrici, ma che chiaramente possono essere utilizzati per qualsiasi altra macchina elettrica che si voglia simulare. Concludo la mia parte illustrando altri due strumenti presenti all'interno della campus. Uno è l'ANSYS SCADE. L'ANSYS SCADE è una linea di prodotti software integrati tra loro che fornisce un ambiente di sviluppo, diciamo, per la generazione automatica di codice e per la certificazione di software embedded critico. È appunto una linea di prodotti, al suo interno presenta lo SCADE Suite, l'Architect, il Lifecycle e il Test, e che veramente ha tra le sue caratteristiche principali quello di generare firmware, codice macchina certificato. Quindi da una piattaforma che ci consente di fare programmazione ad alto livello, diremo, consente poi questa piattaforma di produrre, compilare un codice macchina certificato. Quindi da questo punto di vista è un tool sicuramente un unicum in qualche modo nel panorama software, oltre comunque a integrarsi già con le piattaforme di simulazione di sistema di ANSYS ed ad avere degli strumenti in qualche modo per lo Human Machine Interface, quindi strumenti che ci consentono di modellare le dashboard in qualche modo i cruscotti per la gestione ed il controllo dei file di sistema modellati all'interno dei prodotti ANSYS. Ecco, l'ultimo tool che vi voglio presentare, anche questo qui è un'acquisizione piuttosto recente, l'ANSYS Sherlock. Questo è un software dedicato all'analisi di affidabilità, quindi al calcolo di vita e fatica di componenti e sistemi elettronici. Di fatto legge i formati ECAD, anche commerciali. Di questi formati ECAD, grazie a una libreria di componenti all'interno del software, ne produce un modello FEM caratterizzato anche con le proprietà di materiale dei singoli componenti, e all'interno del software è possibile realizzare in virtuale quelli che sono i test che si fanno o in forno o sulle tavole vibranti, appunto, durante la fase di certificazione di questi strumenti. L'output, quindi, di questo software sono delle curve che mi dicono in sostanza qual è la probabilità di rottura e di failure del componente o del sistema in funzione degli anni di vita. Quindi è un prodotto che con un potente pre-processing e un potente post-processing come quello descritto, ci consente di fare calcolo di affidabilità su componenti o schede elettroniche. Ecco, io ho finito la mia carrellata, spero sia stato interessante, eventualmente per chiarimenti ci possiamo sentire a valle della presentazione o chiaramente via email. Io vi ringrazio. Dennis, puoi dare il controllo a Marco? Vedete lo schermo, Dennis? Sì, si vede. Ok, buon pomeriggio. Io, come già accennato il mio collega Alessandro, sono Marco Pazzagli e vi illustrerò quelle che sono le funzionalità nel mondo dell'alta frequenza, diciamo così, all'interno della suite ANSYS Electronics e altri, e accennerò quelle che sono le funzionalità di altri tool presenti nella licenza Campus. Come diceva il collega, all'interno dell'Electronic Desktop è possibile coniugare più livelli di simulazione. Sicuramente una simulazione di livello fisico in cui appunto con
tutta una serie di solutori numerici, che siano, possono essere FEM, MOM o metodi asintotici, possiamo andare a estrarre le informazioni nel nostro dominio tridimensionale, ma ad esse possiamo anche abbinare simulazioni sia circuitali che di sistema. Nello specifico, all'interno della licenza campus e all'interno dell'Electronic Desktop trova sicuramente una posizione di primo piano il tool che prende il nome di HFSS, di fatto un tool sicuramente noto e considerato di fatto best in class per quanto riguarda la simulazione in ambito RF. Fornisce tutta una serie di solutori che vanno da solutori nel dominio del tempo, della frequenza, integral equation e integrare anche diversi tipi di solutori in un unico ambiente di simulazione. Quindi è possibile utilizzare più solutori nel medesimo scenario, che rende di fatto un unicum questo tipo di piattaforma. E non solo, di recente è stato di fatto introdotto con il pieno delle proprie possibilità, il solutore SBR Plus, che di fatto è un solutore asintotico derivato da un tool che prendeva il nome di Savant, che a seguito di un'acquisizione è stato integrato via via in maniera sempre più dettagliata e completa all'interno di HFSS di fatto, e questo permette di analizzare ad esempio scenari di grandi dimensioni, quindi analizzare problematiche di installazione di antenne, quindi tutto per quello che riguarda l'installazione, appunto, lo studio della pianificazione del posizionamento delle antenne all'interno di componenti complessi, siano essi indoor che outdoor, quindi possiamo immaginare appunto da velivoli a navi o edifici, tutto o anche scenari di grandi dimensioni come porzioni di città o altro, per capire anche la distribuzione di campo in scenari appunto di dimensioni estremamente, estremamente elevate. Altro tool molto interessante e verticalizzato è ANSYS S-Wave, verticalizzato per lo studio di schede PCB, quindi di fatto tutti quei dispositivi che possono essere che si sviluppano in modo planare su un numero di layer, un certo numero di layer, possono essere studiati all'interno di questo tool, che permette di dialogare con i software di sbroglio, quindi in grado di manipolare e importare delle geometrie ECAD direttamente nel loro formato nativo e studiarne il comportamento di fatto da frequenza zero fino alla frequenza desiderata, perché permette appunto anche di fare analisi ad esempio in continuo, quindi andare ad estrarre densità di corrente, andare a valutare ad esempio se vi sono problematiche legate a colli di bottiglia nell'alimentazione, e quindi aree in cui potenzialmente potremmo avere delle densità di corrente elevate, quindi delle temperature elevate. E abbinato al software ISPAQ, possiamo anche andare ad effettuare analisi termiche proprio utilizzando le informazioni ricavate da questo tool. Inoltre è possibile anche andare a studiare, ad esempio, tutte le problematiche di power signal integrity, quindi studiare dei bus di comunicazione, andare a verificare il diagramma d'occhio, se queste sono ben progettate o meno, oltre a strumenti di analisi molto rapida per capire se, ad esempio, le impedenze delle varie linee sono correttamente implementate, quindi se non vi sono discontinuità, se quindi la mia scheda ha tutte le caratteristiche per performare come io desidero e come è stata per lo scopo per cui è stata concepita.
Un altro soluttore interessante che di fatto è pensato per l'elettronica di potenza è ad esempio Q3D Extractor, anch'esso presente all'interno dell'Electronic Desktop e quindi condivide i medesimi modellatori geometrici di HFSS, di Maxwell e così via. Permette di estrarre parametri RLCG, quindi andare ad estrarre matrici di accoppiamento tra i vari componenti sulla scheda, e questa informazione, oltre ad avere un valore di fatto di per sé come informazione, può essere integrata all'interno dei vari simulatori circuitali di sistema, così come anche le stesse informazioni estratte da SiWave, per esempio. Di fatto vengono messi a disposizione tutta una serie di strumenti che permettono di effettuare anche analisi di quelle possiamo dire analisi di radiofrequenza. Cosa intendo dire? In realtà è più un pool di librerie che permettono di fatto di andare a ricostruire, ad effettuare simulazioni di tipo circuitale, ad esempio, in cui possono essere integrati dei veri e propri sistemi di comunicazione in maniera virtuale, partendo dal generatore di bit piazzare un interleaver, una fast Fourier transform e così via, implementare tutta la mia catena, ad esempio, di comunicazione per studiarne le prestazioni fino ad arrivare ad estrarre poi, per quanto riguarda un sistema di comunicazione, ad esempio, la mia costellazione in ricezione per capire se il mio sistema è ben dimensionato. Inoltre, all'interno dei vari blocchi e tra i vari blocchi posso andare a inserire elementi calcolati attraverso i software di tipo fisico, no? Quelli che abbiamo visto a livello fisico, per includere tutte quelle fenomenologie che altrimenti il solo livello circuitale o di sistema comunque non riesce a includere. Questo approccio è poi completato dal tool che si chiama EMIT, che permette di integrare tutte quelle informazioni di coupling tra le antenne, legate al sistema di ricezione, filtraggi e così via, per ogni sistema di comunicazione installato sulla mia piattaforma. Cioè, cosa vuol dire? Possiamo immaginare l'esempio più semplice, il nostro cellulare, nel quale sono installati N sistemi di comunicazione, beh, io posso andare a modellare ogni antenna del mio sistema cellulare, ogni sistema di comunicazione all'interno, e andare a vedere come i vari sistemi interagiscono gli uni con gli altri. E come possiamo vedere in questa piccola matrice con dei marcatori colorati di verde, giallo e rosso, andare ad individuare i sistemi di comunicazione che interferiscono gli uni con gli altri. Oltre a darci queste informazioni di interferenza, ci dice anche come questa interferenza è causata e da cosa è causata. Quindi posso andare a capire che, ad esempio, la terza armonica, quarta armonica di un mio sistema va a interferire, o di un mio bus di memoria o di un sistema di comunicazione presente sulla mia scheda. Mi va a disturbare un altro sistema di comunicazione che io non pensavo assolutamente potesse essere influenzato da quel segnale. Altro strumento, altro pool di fatto di funzionalità messe a disposizione, quelle dedicate alla signal integrity, che di fatto raccolgono tutti i dati ottenuti ad esempio da SiWave o Q3D per effettuare delle analisi transient o comunque analisi di varia natura che potete vedere qui elencate che di fatto mi permettono di studiare come i miei segnali si propagano all'interno della mia scheda, in questo caso. Di fatto la signal integrity è una problematica che
tipica di schede PCB di tipo di elettronica digitale, ad esempio, come possiamo vedere in questo workflow, possiamo andare a inserire ogni blocco studiato singolarmente con i vari tool e andare a scoprire come il mio segnale si propaga e se si propaga correttamente e raggiunge in maniera intelligibile il mio ricevitore. In questo modo, ad esempio, estraendo il mio diagramma d'occhio, posso andare a vedere se rispetta la mia maschera di tolleranza e quindi se è tutto ben dimensionato oppure è necessario che io prenda dei provvedimenti per far funzionare il sistema così come io desidero. Altro tool è entrato a far parte della famiglia ANSYS da circa 2 anni, ANSYS Optis, dicendo ANSYS Optis è diciamo, tutta una famiglia di strumenti dedicati all'ottica che di fatto si possono distinguere in due branche di software, che è una VR Experience e una ANSYS Speos. Di fatto sono simulatori ottici, uno dedicato più alla review e alla verifica a livello di realtà virtuale, l'altro è il cuore di simulazione, quindi ANSYS Speos, il cuore di simulazione che permette di effettuare analisi di propagazione della luce in tutti i vari scenari, dalla comunicazione, dalla rappresentazione di un sistema di illuminazione che può essere una fanaleria per auto, a illuminazione per interni, sensoristica di varia natura, dall'ultravioletto all'infrarosso vicino. È possibile andare a costruire il sistema con una sorgente, appunto, con lunghezza d'onda ricadente in questo range e effettuare analisi assegnando materiali in maniera assolutamente semplice, ma accurata, perché di fatto, per quanto riguarda la parte di illuminazione, il software è certificato, è l'unico software certificato CIE dalla CIE, quindi garantisce un'accuratezza maggiore del 97% per quanto riguarda questo tipo di simulazione. Altro tool interessante presente nella licenza Campus è Power Artist. Power Artist è uno strumento che viene in aiuto per l'analisi e la valutazione del consumo di potenza in circuiti integrati. È di fatto una piattaforma completa che abilita la progettazione di tipo Design for Power e permette di analizzare quindi l'efficienza del consumo di potenza nei circuiti integrati e apportare quelle che sono le dovute migliorie per appunto soddisfare il requisito o comunque ottimizzare il mio prodotto. Altro software legato al mondo dei semiconduttori è Redoc. È uno strumento di simulazione per la caratterizzazione di system on chip. Consente di sviluppare system on chip che siano efficienti sia dal punto di vista energetico che affidabili nei confronti di quelle che sono le problematiche, le fenomenologie che si manifestano nei dispositivi complessi come il sistema on chip, andando ad integrare le problematiche legate appunto a aspetti termici, elettromigrazione, scariche elettrostatiche e così via. Ultimo overview su quella che è la quelli che sono i prodotti academic. Come già accennato il mio collega, vi sono dei pacchetti legati al
poi all'uso che se ne fanno, quindi student, teaching o research in particolare, che di fatto abilitano, a seconda del tipo appunto di licenza, funzionalità, non tanto funzionalità come potenzialità di post-process o di analisi, ma di complessità del problema da analizzare. Quindi di fatto ognuna di esse introduce dei limiti diversi su quelle che sono il numero di elementi della mesh. In buona sostanza questo è l'unico limite che viene imposto nelle varie pacchettizzazioni. Ovviamente quella research, ad esempio, è un pacchetto full dove si hanno a disposizione tutte le potenzialità del software presente nella licenza accademica. Ultime due parole su chi è Engine Soft e su chi siamo. Di fatto noi siamo channel partner di ANSYS, in particolare siamo l'unico channel partner elite di ANSYS, ve ne sono due in Europa, uno siamo noi. E in particolare siamo il channel partner dedicato al mondo dell'università e della ricerca. Questo perché di fatto siamo un'azienda riconosciuta dal MIUR e partecipiamo spesso e in maniera costante a progetti finanziati dall'Unione Europea. Horizon 2020 è un esempio, ma di fatto abbiamo questo rapporto col mondo dell'università proprio perché abbiamo un rapporto nel mondo della ricerca sempre costante e continuativo. Per qualsiasi dettaglio sui software che sono stati presentati o informazioni appunto per quanto riguarda il licensing e simili, questi sono i contatti di Leonardo Torretta, Antonio Parona, che saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande. Nel caso in cui ci fossero domande in questo momento sulle funzionalità dei vari software, io e il mio collega siamo a disposizione. Grazie mille per l'attenzione. Se ci sono domande, attendo con piacere. Ok, perfetto, non ci sono domande, quindi vi ringrazio di nuovo per l'attenzione e buona giornata. Arrivederci a tutti.